Oggi voglio preparare una torta con le pere caramellate e la farina di castagne. Allora, potete vedere 125 g di farina di castagne e 125 g di farina 00. Poi sul piattino piccolino ho messo 10 g di lievito di dolci, 4 uova, 120 g di zucchero semolato e 125 g di burro lasciato ammorbidire a temperatura ambiente. Mentre per preparare le pere caramellate ci occorrono 3 cucchiai di zucchero di canna, 3 cucchiai di rum bianco, se avete quello scuro anche meglio, e 2 pere abate. Come prima cosa andiamo a sbucciare le pere e le andremo a dividere a metà. Le priveremo del torsolo e poi taglieremo ogni metà a ventaglio. Iniziamo la preparazione. Ora andiamo a praticare dei tagli in questo modo. Ora prendiamo una padella, facciamo sciogliere lo zucchero di canna con il rum e le andiamo a caramellare. Versiamo il rum, lo zucchero di canna e le pere. Stanno prendendo un bel colore lucido e ambrato. Possiamo spegnere. Allora, siccome le uova andranno aggiunte a filo all'impasto, per comodità le ho messe dentro questo bricco. Così le sbatto meglio un pochino. Ok. Andremo a lavorare il burro che si è ammorbidito a temperatura ambiente con lo zucchero. Prendiamo le nostre fruste, aggiungeremo anche un pochino di vaniglia e un pizzico di sale. Spostiamo un po', intanto vado a setacciare le due farine, quella 00 e quella di castagna. Aggiungo anche il lievito. Scoliamo bene le nostre polveri, possiamo riprendere il contenitore con il burro. Iniziamo alternando l'uovo e a mano aggiungiamo anche le farine. Profumiamo con un pochino di scorza di limone. Mescoliamo a mano ed è pronto per essere trasferito in uno stampo apribile da 20, massimo 22 cm. Adesso possiamo sistemare le pere. Guardate che belle! A me sembra proprio bello. Adesso lo inforno a 180 gradi per 40-50 minuti. Ci vediamo tra poco. La lasciamo raffreddare e poi la mettiamo sul piatto. E per abbellirla la voglio decorare con due bastoncini di cannella. È l'ora del tè. Vedete che bella dentro? Invitante, vero?